era venuto tanto pastore evangelico degli Stati Uniti per alienare la chiesa pentecostale in Brasile, è cresciuta così moltissimo. E la gente, Renato ha detto prima, usare il medo, la paura per gestire la gente, quello è una cosa che loro hanno usato molto bene. Televisione, perché in realtà, per esempio, tu vai a nord-est o a sud-est, in qualche parte del Brasile, la casa più povera, però la televisione non manca, che tu puoi comprare e cominciare a pagare dopo 3 mesi, per dire. Perché ovviamente quel canale è molto importante. E tutto il programma polizialesco, poliziale, fa vedere in ora di pranzo. Vede che tu sta mangiando e digerendo la paura, il terrore. E allora in combinazione con queste viene chi la gente che vive in situazione di povertà, perché non c'è gente povera, gente che vive in situazione di povertà. La unica cosa che c'è la fede. Allora la fede, no? Allora, se non usare anche quella, e la paura e la fede che così. Infatti, in questa ultima elezione in Brasile, sono rimasta così perché in favela era un silenzio, perché i pastori hanno fatto un patto, quasi un patto di silenzio, era un silenzio, non si parlava. Io dico, qui non si va, c'è qualcosa perché per controllare la gente. Então, non, in realtà non era tradirci qualcuno, ma una costruzione. E hanno preparato, e adesso una confusione, perché la gente ha visto che hanno promesso una cosa che non viene. Agora, per concludere, passare l'altro, ma penso che, non sai che si passa qui, che facciamo incontro, le persone si preparano bene, però, per esempio, dopo che tu hai una coscienza e si prepara bene, va a lavorare a un posto che non c'ha più i mezzi della gente comune. È come il medico. Più importante o un professore molto buono va in una università molto importante dove sta la gente che ti esode. Deve essere il contrario. Quello è bravo, deve andare in quartieri più poveri, perché già è alcanzato l'idea di come gestire le cose. Então, qui c'è quelli che usano la macchina e tutto, però e noi? Stiamo davvero in quei quartieri dove sono i migranti o anche quelli italiani che bisogna davvero da noi? O stiamo in incontro ogni tanto, preghiamo, mettiamo lì qualche soldo in un envelope, che va anche bene, però. Davvero, quella conoscenza, questa nostra esperienza, mettiamo lì, sai, è quello che, perché loro crescono quando hanno spazio. Se lasciamo spazio, lo mangiano. Questa domanda è